Invece lei cosa ha comprato in questo bellissimo mercatino solidale della LAI? Ma ho preso dei calendari che sono bellissimi e poi sono utili perché sono da tavola, a me servono. Il miele ottimo che l'ho già assaggiato e mi è sempre piaciuto. Ma comunque farò un altro giro perché anche gli oggettini sono molto belli. Poi qui ad Isernia, diciamo che la solidarietà è di casa, c'è un altro evento pronto, so che lei insomma partecipa come organizzatrice a questo evento, ce ne parli. Sì, il 13 dicembre invito tutti, visto che me ne dà la possibilità, invito tutti ad Antonio Forsmà, che è un evento, un memorial in ricordo di una persona che non c'è più, a me molto cara, mio fratello Antonio, ed è anche un evento di beneficenza. Tutti i fondi che verranno raccolti verranno devoluti a Teleton per la ricerca contro le malattie genetiche rare. Vi invito a venire, non vi svelo, anche se sono sui manifesti, però chi ancora non l'avesse visto, venga all'auditorium il 13 dicembre e non se ne pentirà. Diciamo che il popolo molisano, in particolare quello isernino, è veramente molto solidale. Quando vuole c'è, quindi insomma sicuramente ci sarà. Assolutamente, noi questa è la nostra 8ª edizione e devo dire che è stato un crescendo. Abbiamo sempre riscontrato una grande partecipazione da parte dei cittadini di Isernia, ma del Molise anche. È veramente un evento che ci dà moltissime soddisfazioni da questo punto di vista. È un piacere veramente organizzarlo. Allora, fammi vedere, che stavi facendo qua? Questo qua. Questo quadro qua? Questo quadro qua. Però ancora non l'ho finito. Non l'hai finito? No. E poi ci facciamo aiutare. Ok. Allora vediamo chi ci aiuta per la prima definizione. Vieni, Loris, vieni. Allora, vai. Si schiaccia in poltrona. Ci vuole? Come ci vuole? Ah, c'ha ragione, quello è piccolino, uno non lo vede e si siede. La seconda qual è? Allora, aspetta. Stefano, vediamo la prossima. Si fa dopo litigio. Aspetta, sì. Si fa dopo litigio. Autopsia. Ebbene, c'ha ragione, ma io sono bravi gli amici tuoi. Sì. Lei invece che cosa ha comprato? Ci faccia vedere dalla sua bustina. Hanno scelto le bambine. Ecco, cosa hanno scelto? Tiri fuori dalla sua busta. Vediamo. Dei sottopentola. Questa è bellissima. Felicità, una casa con dentro le persone che ami. Poi alla nonna, il regalo alla nonna. Hai scelto tu? Sì. Tu hai scelto questo? La nonna. Amo la mia nonna, meraviglioso. Tua nonna sarà felicissima. Sì. Come si chiama? Gilda. Gilda, allora saluta Gilda, vai. Ciao. Siamo con Luciano Leone, un amico di più della cooperativa LAI ed è grazie anche a te se hai tra le mani questo barattolino con la composta di cipolla realizzato dai fantastici ragazzi della LAI. Sì, in effetti questo è un prodotto che stiamo facendo da poco tempo, è il risultato di quello che ormai da tempo stiamo cercando di portare avanti, cioè mantenere, promuovere la produzione di un bulbo autoctono che è la nostra cipolla bianca di Isernia. Quest'anno è stata un'annata eccezionale sia per quanto concerne la quantità che la qualità, quindi non posso far altro che dire acquistate sia le cipolle nel periodo della vendita delle cipolle e sia questi che sono prodotti veramente eccezionali.
Che dire, poi per l'anno prossimo abbiamo iniziato i nuovi impianti, quindi speriamo di riuscire ad avere una campagna così come è stata quella dell'anno scorso, e così i ragazzi saranno ancora più contenti di venire sull'orto, insomma, perché quando anche loro si rendono conto che quando la campagna funziona e quindi il prodotto è buono, vuol dire che sta andando tutto bene. Il miele, che ci faccio i mostaccioli a Natale. Ho preso il calendario e loro mi hanno regalato l'angioletto con la di cera. Meglio di così. Si fa del bene e si usa per la casa. Giovanni, Giovanni, Giovanni. Foro da stadio per Giovanni Gazzanni della compagnia Cast. Allora, mi sembra che questi ragazzi ti adorano, giustamente, perché li fai divertire nel progetto Il Teatro con la Lai, quindi insomma si prospetta una serata all'insegno del divertimento, poi con la carica che tu evidentemente infondi in loro, e non solo. Ma uno ce la mette sempre tutta, poi è impossibile non acquisire energia da loro, poi se loro adorano me, io adoro loro, quindi è uno scambio reciproco. Speriamo di divertire tutti, noi durante le prove ci siamo divertiti tantissimo, non riusciamo a rispettare un copione perché ci mettiamo a ridere, però quello è il bello dello spettacolo, quindi... Allora, saranno tutti impegnati così come li vediamo, ognuno di loro avrà una parte, giusto Giovanni? Assolutamente sì, chi più, chi meno, chi all'inizio, chi alla fine, chi in mezzo. La cosa bella è che nel finale saremo tutti quanti in scena, perché lo spettacolo è sì divertente, però poi abbiamo ragionato su una riflessione dei ragazzi su quello che è la cooperativa Lai. E quindi c'è anche un momento più serio, più commovente, va? Bene, bene. So che durante lo spettacolo sarai accompagnato anche da un'attrice che farà la tua moglie. Mia moglie. Chi è questa? Eccola! Eccola qua. Ciao. Tu interpreti la moglie di Giovanni? Sì. Tu sei Rebecca? Rebecca. Rebecca, ti sei divertita a fare il teatro con Giovanni? Sì. Insomma, un'esperienza bellissima, state in compagnia e poi hai trovato pure marito. Sì. Va bene. Dobbiamo rifare l'abbraccio, va rifatto, ok? Allora, anche il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha acquistato al mercatino solidale della Lai il miele, se non vado errato. Cipolla sott'olio. Per me, per la mia famiglia e così via, che a me piace tantissimo. Bene. Anche un ottimo regalo natalizio in questa serata, che si prospetta sicuramente divertente, all'insegna sicuramente della solidarietà. No, soprattutto fa piacere vedere i ragazzi, il lavoro che è stato fatto durante quest'anno, poi la cooperativa Lai ci ha abituato a coniugare, diciamo, l'aiuto delle persone in difficoltà con degli eventi come quelli di questa sera, che sicuramente ci faranno ridere e ci faranno stare insieme, che è una cosa bellissima.